Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho detto buongiorno, ma sono le 17:20. Nel frattempo ho guardato la tazza del gabinetto perché io la fissa deve sempre essere chiusa. Quindi quando vengo in bagno la prima cosa che faccio è guardare se è chiusa. Allora, ho deciso di prendere la telecamera in mano adesso perché questa mattina sono andata con Pietrini al bar con mia mamma, ci siamo presi un Marocco. Adesso ultimamente sono in fissa con ultimamente, ormai già da mesi. Col Marocco di soia, quando riesco me lo faccio a casa, quando invece vado al bar lo prendo, anche se comunque mi rendo conto che ancora non tutti i bar hanno il latte di soia, ma capisco benissimo il motivo, anche perché comunque non tutti bevono il latte di soia e alcuni bar pensano se noi compriamo il latte poi non lo utilizziamo, è un grandissimo spreco, quindi capisco. Io ormai conosco, so quali sono i bar qua della zona che hanno il latte di soia e quindi vado lì. Dove vado di solito con mia mamma? Un bar molto grande, un bar che fa anche da pasticceria, fa da panetteria, quindi noi ci sediamo lì tranquilli e ci facciamo la nostra colazione o pranzo, dipende dalla giornata. Allora, io ho appena spento l'asciugatrice. Perché ho spento l'asciugatrice? Perché stranamente fuori il tempo è terribile. L'avevano previsto, quindi io ero super super preparata. La lavatrice avrei comunque dovuto farla. E un'altra cosa che avrei dovuto fare oggi è questa: dover sistemare tutta la mia postazione trucco. Io per andare al mare ho messo tutto dentro questa pochettina, e solitamente invece io tengo tutto dentro i contenitori, o contenitori per i pennelli, o contenitori per i rossetti, per i blush, per gli illuminanti, ma oggi vi dico la verità, non ne avevo voglia perché questa mattina mi è scoppiato mal di testa e quindi nulla, ho deciso di rilassarmi un pochino. Qua c'è la mia solita crema dopo sole che devo mettere, 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 perché sennò ovviamente mi si secca la pelle. Poi questa sera andremo a casa di Fede perché hanno due nostri amici a cena con la bambina, un'amichetta di Pietro e Nea, e quindi questa sera passeremo la serata insieme. Tra l'altro mi va anche abbastanza bene perché fortunatamente, quando il tempo è brutto, Pier Andrea si ferma col lavoro. Adesso non piove, quindi non è fermo, è in piena raccolta. Tra l'altro, vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete mandato dopo che ho messo su Instagram la foto di Pietro Enea in campagna col papà. È stata una foto così che ho deciso di fare improvvisa, ecco, è stata una foto molto molto improvvisata, però è piaciuta tantissimo perché dà proprio quell'idea di natura, di cibo sano. Soprattutto quello che ha commosso di più è stato vedere il papà con il bimbo nella campagna, che poi la campagna, la loro campagna, è il futuro poi di Pietro Mia. E quindi a me commuove sempre ogni messaggio che ricevo inerente a questo argomento. Oltre a ringraziarvi per le ragazze che mi seguono su YouTube da poco, io sono anche su Instagram come Alessandra L. E quindi se vi va seguitemi, io vi aspetto. E oltre a ringraziarvi per quella foto, mi sento veramente di dirvi grazie per tutti i commenti che ho ricevuto sotto il video, non questo passato, ma quello prima, dove finalmente sono riuscita a raccontarvi un pezzo della mia vita, della mia storia. E mi ha veramente commosso leggere tutti i messaggi che ho ricevuto. Veramente tanto tanto, perché non sono stati messaggi normali, sono stati messaggi profondi di persone che hanno la sensibilità e la capacità di guardare oltre
lo schermo e la capacità di riuscire a guardare all'interno degli occhi delle persone, siete riuscite a leggere forse nei miei occhi tutti questi anni un dolore che mi porto dentro, ecco, una cicatrice che mi porto dentro. Comunque, chiudiamo questo capitolo, io vi mando un super bacione, grazie, 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 so di avere una community speciale, come è speciale la community di fede, perché poi più o meno è la stessa, e siete persone meravigliose, persone che alcune sono riuscite anche a creare dei legami tra di loro, sembra proprio di essere in famiglia, di essere amiche da una vita, è una community veramente speciale, speciale, ha sempre delle parole buone per tutti, e forse perché in primis siamo noi che vi trasmettiamo questo, quindi grazie. Allora, vi faccio vedere l'outfit di oggi. Il mio outfit è un outfit datato, perché a differenza di quello che si pensa, io non compro vestiti tutti i giorni, anzi, compro forse d'estate due volte, massimo tre, quando ci sono i saldi oso sempre un pochino di più, perché però mi do sempre un budget. Il mio budget estivo di abbigliamento non deve assolutamente superare i 150, esagerando, non di più. E all'interno di questo budget io inserisco non solo gli abiti, inserisco anche gadget per i capelli, piuttosto che per gli orologi, piuttosto che cinture, piuttosto che scarpe. Ecco, io mi sono data questo budget che va da giugno, da quando finisce la scuola, a settembre, non devo sforare questo budget nel vestire. Quindi ogni tanto vi faccio vedere dei vestitini, ma sono vestitini che ho pagato veramente, veramente poco i tuoni. Allora, questo è un vestito di Tezenis che ho preso quando forse ero incinta, se non sbaglio, proprio all'inizio della gravidanza. Eccolo qua. Diciamo che all'epoca mi era molto stretto, mi era stretto qua nelle braccia, mi era molto stretto qua in vita. Adesso ovviamente sono passati 9 anni e entro tranquillamente nel vestito, anzi devo dire che se stiamo a vedere qua in vita è anche un pochino abbondante, però l'elastico, ma i vestitini con l'elastico così piacciono morbidi, non mi piacciono affatto stretti. Ecco qua. E poi come scarpe credo che andrò a mettere una semplice sneakers. Allora, adesso vado a preparare Pietro Nero, cerco di farlo uscire, perché lui quando vede la pioggia si blocca a casa, perché l'ultima volta che ci siamo trovati in mezzo a un temporale, ragazzi, è successo di tutto, nel senso che si sono allagate le strade, grandinava, c'erano delle palle grosse così, e lui era in macchina e si è veramente, veramente spaventato, e adesso ogni volta che piove è sempre un po' scettico nell'uscire. Allora, io adesso vado a vedere se lui è pronto, se ha voglia di uscire, e perché volevo andare da Fede a darle una mano per la cena di questa sera, vado a darmi una truccata questa mattina. Tutto bene? Sì, va bene. Non mi sono messa niente in faccia, niente, mi sento gli occhi molto gonfi, ma credo che sia il problema del mal di testa, quindi andrò a mettermi giusto un po' di blush e un po' di mascara, basta così. Allora, siamo qui a casa di Fede, fuori c'è un tempaccio pazzesco, Fede ha le prese con la Ciao! Cucina.
sta preparando il polpettone, quello che ho fatto io la scorsa settimana. È un po' diverso. Ah no, è un po' diverso. Allora poi Fede vi dirà come ha fatto il polpettone. Fuori, guardate, sta piovendo. E lo zio però è contento perché? Perché si bagna il prato. Noi invece un po' meno. Allora, il tè è bevuto tutto, allora posa il bicchiere e adesso ci mettiamo in cucina io e Fede per preparare la cena per questa sera. Allora, all'interno del polpettone Fede ha messo prezzemolo, l'hai messo fresco o no, no come me? Quello qua, esatto, anch'io. Prezzemolo, aglio, quello sempre in polvere, formaggio. Poi parmigiano e carne trita e poi due uova e poi il pan grattato. Pasto della carne è pronto. Fede ha messo su un foglio di pellicola trasparente tutta la pancetta, una ventina di fette, e poi siamo andati a girare sopra la carne dandole questa forma qua per poi andare a rotolare il tutto. Adesso Fede metterà dentro il prosciutto. Allora, invece del prosciutto cotto abbiamo deciso di prendere il prosciutto quello affumicato, così rimane un po' più gustoso, e poi sopra le sottilette. No, la mozzarella. Ah no, la mozzarella. Allora, dopo aver inserito prosciutto e mozzarella, siamo andate a chiudere il nostro polpettone aiutandoci con la pellicola trasparente. Abbiamo ricreato questa forma del classico polpettone, tra l'altro ha un profumo pazzesco, sì. E l'abbiamo poi sigillato con la pancetta che fuoriusciva dal composto. Adesso Fede l'ha chiuso all'interno della pellicola e andremo a mettere in frigorifero per quanto? Non so, devo guardare, 30 minuti forse. Ok, e poi lo metteremo a cottura. Allora, adesso abbiamo inserito all'interno del bimbi lo scalogno per poter fare il sugo di funghi. Ora andiamo ad inserire 300 g di funghi nel primo step, perché abbiamo pensato, essendo in tanti questa sera, di fare due step, quindi poi dopo andremo a metterne altri 300. Posizioniamo il misurino. Allora, dopo aver inserito i funghi, siamo andate a tritare il tutto per 4 secondi, velocità 5. Ora andiamo a riunire con la spatola sul fondo. Ora andiamo ad inserire 25 g di burro. Ora andiamo ad inserire 230 di vino bianco, 530 g di acqua, 1,5 di dado per il brodo vegetale. Questa settimana, prima che Fede parta, verrò qui e le farò fare il dado, assolutamente. Allora, Fede adesso ha dato una mescolata, andremo ad adagiare sopra il vanoma con il suo coperchio. Allora, Fede sta andando a prendere il polpettone e lo andremo a mettere proprio qua all'interno del vanoma. Allora, Fede ha preferito sostituire la carta forno sostituire la pellicola con la carta da forno, perché lei dice che questa pellicola qua non è resistente al calore, quindi io le ho consigliato di utilizzare al posto della pellicola la carta da forno. L'abbiamo bagnata un pochino e adesso andiamo a ricoprire il polpettone lo andiamo a mettere all'interno del vanoma. Ecco qua il polpettone, lo chiudiamo e lo facciamo cuocere 50 minuti, temperatura varoma, velocità cucchiaio. Buongiorno, allora poi ieri sera non ho più registrato perché mi si è scaricato completamente il telefono. Abbiamo passato una serata bellissima, il polpettone è venuto veramente veramente buono, quindi è una delle ricette della Cookie Doo che vi straconsiglio. Allora, oggi giornata nuova, io sono pronta per andare in piscina. Allora vi faccio vedere il mio costume. Allora, questo è un costume di The Zenis con la schiena scoperta in questo modo, un costume che ho preso lo scorso anno per andare all'addio nubilato
della mia amica. È molto comodo. Allora, io quest'anno sto indossando praticamente solo costumi interi. Infatti ho tutto il corpo praticamente abbronzato, tranne la pancia ce l'ho completamente bianca, però non lo so, quest'anno sono in fissa così con questi costumi. Tra l'altro devo stringere un po' il laccetto dietro perché mi sta un pochino morbido. Poi questo pantaloncino, che questo è corto, non quello di Zara, questo è abbastanza corto rispetto all'altro, ma è un pantaloncino che utilizzo solo per andare in piscina. Questo non lo metto per uscire, lo metto da andare in piscina, se no da stare in casa quando appunto fa molto caldo. È un pantaloncino di Tally Wile, preso un bel po' di tempo fa, infatti ormai è completamente scolorito. Allora, io ragazzi, con questo video vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, ci vediamo al prossimo video, ciao!